Buongiorno a tutte e a tutti. Mi chiamo Carlo, sono figlio di un paziente psichiatrico e orgoglioso membro fondatore del Comip insieme a Stefania e Gaia. Quest'anno la giornata mondiale per la salute mentale cade in tempi di pandemia, una situazione nuova a cui eravamo bene o male preparati, inimmaginabili fino all'anno scorso di questi tempi. È una condizione che ha condizionato e continua a condizionare fortemente la vita di tantissime persone. La pandemia ha fatto diverse vittime, i morti, le persone che si sono ammalate con conseguenze più o meno gravi, le persone che hanno sofferto per l'isolamento che è stata una conseguenza del virus. E poi le persone sono crollate davanti alla paura del virus, quelli che hanno paura di ammalarsi, quelli che hanno paura di contagiare altre persone, quelli che hanno paura della condizione, delle conseguenze economiche che la pandemia potrà avere nelle loro vite, che hanno perso il lavoro, che hanno paura di non ritrovarlo, che hanno dovuto chiudere attività che erano state per loro l'intera vita professionale. L'aumento di disagio psichico registrato in tutto il territorio nazionale durante il lockdown e anche subito dopo presenta dei dati allarmanti, segno del fatto che le persone che soffrono di fragilità psichiche spesso sono catalizzatori di umori collettivi che amplificano dentro di loro fino ad aumentare a un livello insopportabile. Chi vive insieme a un paziente psichiatrico sa che oltre a dover affrontare le proprie di paure deve imparare a affrontare e gestire le paure del proprio familiare, e se quel familiare è un genitore, cioè la persona che ti dovrebbe a sua volta insegnare a te a gestire la paura, tutto diventa ancora più difficile e problematico. Trascorrere un lockdown, una prova dura per tutti, ma trascorrerlo accanto a un malato psichiatrico, qualcuno che riversa tutte le sue angosce senza filtri, sotto forma di pianto e di tristezza, sotto forma di rabbia e di violenza, di abusi di sostanze, di alcol. Ecco, questa è una condizione che veramente poche persone che non sono passate all'interno di questa situazione possono comprendere. Ed è proprio in questa maniera che si rinsalda un altro contagio, quello del disagio. Molti di noi, figli di persone affette da disturbo psichiatrico, crescono con la paura di aver ereditato geneticamente al momento del parto quel disturbo. Ma su questo tutti i medici sono concordi, non è così che avviene il contagio, e scusarmi l'ambiguità di questo termine. Il contagio avviene attraverso la prossimità, quando si lasciano bambini nella fase della crescita, esposti alle psicosi e alle improvvisi cambi di prospettiva dei genitori, che crescono in un'atmosfera dove i valori sono indefiniti, i sentimenti sono labili e tutto quanto perde di concretezza, assorbendo quotidianamente un disagio attraverso una quantità infinita di violenze che possono essere fisiche o psicologiche, volontarie o involontarie, programmate o casuali, comunque avvengono. Il bisogno di pensare alla salute mentale come un'istanza che riguarda tutta la collettività e quindi non solo i malati è un passo necessario per affrontare la questione in termini pratici. E in Italia siamo fortunati perché abbiamo una legge, la 180, ispirata a e da Franco Basaglia, che proprio a questo principio è fondata sin dall'inizio nel predisporre cura e trattamento. Ma proprio per questo motivo, perché la legislazione è così all'avanguardia, noi riteniamo assurdo il trattamento che viene riservato nella generalità a parenti e figli di persone che soffrono di disagio psichiatrico, che quasi mai vengono coinvolti, se non su iniziativa individuale da parte di qualche medico illuminato, nella gestione e nel trattamento del parente malato.
Quindi il desiderio che vorrei esprimere in occasione di questa giornata per la salute mentale è che si registri in fretta un deciso cambio di marcia su questa questione. La tutela di persone, e in special modo minori, e quindi in particolar modo i figli di pazienti psichiatrici. La pandemia ci insegna delle dure lezioni, una delle quali è che se ne esce solamente tutti insieme, e per questo motivo non lasciamoci soli.